Wow, qua abbiamo Bubble Bubble, uno dei miei giochi preferiti di tutti i tempi. Mettiamo una moneta e voilà, giochiamo! Pensierosi, nella guida di oggi vi spiego come mettere una sala giochi nel vostro MetaQuest. Quello che state vedendo, infatti, sta girando su Quest 2 senza un PC. Quindi potrete fare un tuffo indietro nel tempo anche se non avete un mega PC potentissimo. Ma per installare questa applicazione e tutti i giochi annessi sul vostro visore la prima volta avrete bisogno di un computer. Basterà un notebook da 4 soldi, non parliamo di PC VR. Vi prometto che, come al solito, tutti i passaggi saranno molto chiari ed estremamente facili da fare anche per chi sa a malapena come accendere il computer. Quindi mettete like al video ed iscrivetevi al canale se vi interessa avere altre guide come questa. Ora mettetevi comodi che iniziamo. La cosa bella di questa app, a parte essere completamente gratis, è che ci trasporta in un'immensa sala giochi che è possibile visitare stanza per stanza, il che ha dei vantaggi e degli svantaggi rispetto ad un semplice emulatore. Principalmente, è ovvio, è molto immersivo e coinvolgente trovarvi lì. Inoltre, come vedete, moltissimi dei cabinati hanno le loro grafiche originali, quindi possiamo considerarlo un passo in avanti per la preservazione storica. Infine, essendoci tutti i cabinati esposti, camminandoci in mezzo potrebbe capitarvi di essere attirati magari da un gioco che non conoscete o che non avete mai visto. Molto interessante questo aspetto. Tra i difetti invece, potete vederlo da subito dal video, l'ambiente virtuale non è molto fluido. C'è un po' di ritardo nel caricamento delle texture sui mobili e, soprattutto, il gioco è un po' buggato, quindi capita spesso che qualche arcade non funzioni bene o che magari dobbiate riavviare tutto. Oltre questo, è normale che un emulatore dove potete lanciare direttamente il gioco che volete sia molto più pratico di questo, dove serve andare a cercare fisicamente quello che vi interessa tra oltre 3000 cabinati. Lo sistemeranno? Non possiamo saperlo, si tratta in fondo di un prodotto amatoriale, ma sicuramente si tratta di qualcosa di interessante che potrebbe fare da punto di partenza per un prodotto migliore. Finita questa parte introduttiva, passiamo alla guida vera e propria. Per installare Age of Joy, così si chiama questa applicazione, sul vostro MetaQuest vi servirà SideQuest, lo store alternativo dove trovate un sacco di roba che non c'è su quello ufficiale. Se non sapete cos'è, ho fatto una guida anche su come installare quello e vi servirà andare a vederla prima di continuare. Se invece sapete cos'è SideQuest, possiamo andare avanti. Nota bene, appena effettuato il download, Age of Joy è una sala giochi vuota e non interattiva. Le grafiche dei cabinati e i giochi dovrete aggiungerle voi, ma con il mio aiuto sarà facile. Quindi, per prima cosa, aprite SideQuest dal vostro computer e cercate Age of Joy. Andate qui a lato e cliccate il bellissimo tasto rosa. Vi chiederà se accettate di essere reindirizzati su un altro sito esterno. Dite sì e si aprirà questa finestra di download. C'è scritto che è per Quest 2, ma ovviamente funziona anche sul 3. Cliccate e confermate di voler installare sul vostro visore la PK di Age of Joy. Partirà automaticamente il download, come potete vedere su SideQuest. Al termine del download, indossate il visore, andate nell'elenco dei vostri giochi qui in alto e selezionate Origini sconosciute per trovare il programma appena scaricato. Cliccate su Age of Joy per avviarlo e uscite subito. Avete terminato il primo passaggio. Avviando il gioco, infatti, avrete creato le cartelle che ci serviranno per installare i giochi e le grafiche dei cabinati. Così com'è, come detto, potrete solo girare all'interno di una sala giochi non interattiva perché i cabinati al suo interno non funzioneranno. Ora passiamo alle cose importanti, quindi inserire i giochi e le grafiche. Cominciamo dalle grafiche. Per scaricarle dovrete andare sul sito itch.io. Vi lascio il link al sito in descrizione. Qui vi basterà digitare Age of Joy nel campo di ricerca e compariranno tutti i pacchetti relativi. Ogni pacchetto contiene una categoria di cab, come ad esempio quelli di Taito con Bubble Bubble e The New Zealand Story, quelli Hollywood che contengono i giochi tratti dai film come Rambo 3 e Robocop, o quelli cartoon con i Simpson e le Tartarughe Ninja, eccetera. Cliccando su download vi sarà chiesto se volete fare una piccola donazione per il pacchetto. Potete contribuire con la cifra che preferite o cliccare su No, sono povero e voglio scaricarlo gratis. Quando avete scaricato tutti i pacchetti, decomprimete
livelli. Ognuno di loro contiene diversi file compressi che si riferiscono ad un gioco specifico. Questi non serve aprirli, dovrete inserirli tutti in una cartella nel visore, ma lo faremo dopo. Per i giochi, come probabilmente saprete, anche se si tratta di titoli molto vecchi, la maggior parte è coperta da copyright, quindi io non posso assolutamente fornirveli. Magari se siete appassionati li avete già, altrimenti dovrete procurarveli cercando in rete. Per i meno ferrati sull'argomento, i suddetti videogiochi funzionano in emulazione, vale a dire grazie ad un programma che simula l'architettura elettronica dei diversi giochi facendoli funzionare su apparecchi come il cellulare, il computer o altre cose per cui quello specifico gioco non è stato programmato. I giochi per questi emulatori sono detti ROMs e, semplificando molto, contengono il programma originale di ogni gioco che poi viene letto dai vari emulatori. Naturalmente in questo video sarebbe troppo complicato spiegarvi tutte queste cose, magari ne farò uno più approfondito sull'argomento. Tornando a noi però, diamo per scontato che vi siate procurati i giochi, queste ROMs. Non ci resta che inserirle nel nostro quest. Ricollegate il vostro visore al computer e andate nuovamente su SideQuest. Cliccate la nostra icona in alto per visualizzare le cartelle del visore e andate su Android, Data e infine nella cartella com.curif.ageofjoy, che sarebbe quella della nostra sala giochi virtuale. Prendete tutti i file con le grafiche dei cabinati che avete scaricato prima ed inseritele nella cartella Cabinets. Poi trascinate tutte le ROMs dei giochi nella cartella Download. In base alla quantità dei titoli inseriti potrebbe volerci un po' prima che finisca di caricarli nella memoria del quest, ma ecco fatto! Avete finito! Non è stato difficile, no? Ora potrete riavviare il gioco e saranno comparsi tutti i cabinati con le loro illustrazioni originali e le stanze saranno piene dei vostri titoli preferiti completamente giocabili. Per giocare dovrete inserire la moneta presente sul vostro polso sinistro nel cabinato. Il tasto menu sul controller sinistro del quest è il pulsante di avvio. Per smettere di giocare e ricominciare a girare per la sala dovrete tenerlo premuto qualche secondo. Purtroppo, come vi ho detto, si tratta di un progetto interessante ma un po' buggato ed acerbo per ora. Quindi potreste trovare qualche malfunzionamento, come giochi che non si avviano o non riuscire a uscire da un gioco tenendo premuto il pulsante, costringendovi ogni volta a riavviare l'applicazione. Speriamo che venga migliorato col tempo o che qualcuno proponga un'alternativa interessante. Fatemi sapere nei commenti se sul vostro Quest 3 funziona meglio, poiché io l'ho installato sul 2 per comodità. Like al video se volete altre guide come questa ed iscrivetevi al canale per non perdervele. Qui al lato credo che troverete qualcosa che potrebbe interessarvi. Alla prossima!